La fanciulla. Raghi, mi sono imbattuta questi giorni in un iceberg di Roblox. Ve lo voglio far vedere perché è davvero particolare. Praticamente ci sono tutte le leggende di Roblox e ci sono anche altri iceberg, ok? All'inizio si hanno le cose normali che possono essere gli hacker o delle vecchie leggende di Roblox. Ma piano piano, mentre si va in giù, si scoprono delle cose orribili e molto strane di Roblox. Dei misteri che non sono mai stati risolti o qualche mistero che è uscito ultimamente, e io oggi voglio spiegarvene uno. Si chiama La Fanciulla e praticamente nasce da una creepypasta, ma questo gioco esiste davvero. Iniziamo a leggere. Il gioco è in bianco e nero, in stile giapponese. Viene riprodotto uno strano suono e non è possibile fare lo zoom indietro. Nell'angolo dello schermo puoi vedere i testi del codice Morse apparire e scomparire. Uno dei testi dice non cercarla. I giocatori affermano di sentirsi strani durante il gioco e se viene trascorso un tot di tempo vedrai lei. Ora, non andiamo in panico. Non so chi sia questa lei, non so se questo gioco è vero, ma so che c'è il video proprio qui sotto e so che nei commenti di questo gioco qui ci sono altri video e altre persone che dicono oddio, io non lo farò mai, però so che sono alla ricerca del gioco o un mio amico lo sta cercando o roba del genere. Quindi direi di vedere il video che c'è. Come vedete ha un titolo in giapponese, vediamo che cosa succede. Sto rumore non mi piace tanto, eh. E il posto sembra esattamente quello della storia, bianco e nero, e in alto a destra ci sono delle informazioni. Ecco il codice Morse che compare e scompare. È proprio questo il mondo che stiamo cercando. Di questa leggenda e di questa fantomatica fanciulla. Ma c'è dell'altro, ragazzi. Infatti, se noi continuiamo a guardare il video, eccolo qua. Questo si dice che sia il viso della fanciulla che compare nel gioco. Ma ovviamente non possiamo fidarci di un solo video, giusto? Ed è per questo che abbiamo il link del gioco e che noi andremo a vederlo con i nostri occhi. Raghi, è questo qui. Il nome in giapponese, il creatore che dopo ovviamente andremo a controllare. Ma prima andiamo a controllare il mondo. È stato fatto nel 2016. Facciamolo. Raghi, eccoci nel gioco. Oddio, è esattamente la posizione di dove era il tizio del video. Siamo qua. Penso che girerò un po' il posto per vedere com'è e che cosa c'è. Ci sono un sacco di stanze, dal video non si vedeva, ma è davvero un posto gigantesco. Oddio, 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 l'avete visto? Era la faccia. È comparsa anche a noi, ma è comparsa molto prima del video. Non sono comparsi neanche i codici Morse. C'è qualcosa che non va, ragazzi. Forse perché ci stiamo muovendo, non lo so. Qui c'è un'altra stanza pure. Chissà come mai è stato fatto questo posto e perché, qual è il senso di questo gioco. Proviamo a stare fermi come ha fatto quel ragazzo nel video, ok? Stavo guardando verso quel muro di là. Vediamo se compaiono dei codici o qualcosa del genere. Ragazzi, sono da un po' che aspetto effettivamente. Non ci sono stati i codici Morse. Non c'è stato niente a parte le facce. Non so come mai i codici Morse non sono apparsi. Raga, ma è un player? Raga, non c'era. Cioè, ci siamo passata prima. Oddio, non è che viene a ammazzarmi. È un NPC. Raga, non sto sbarellando. C'era qualcuno dentro, sopra quella sedia, giusto? Ragazzi, che cosa è appena successo? Ok, ok, facciamo una cosa. Usciamo e andiamo a vedere il creatore. Voglio vedere come mai ha fatto questo mondo e che cosa sta succedendo. Raghi, se siete arrivati a questo punto del video, mi raccomando, ricordatevi di lasciare like, iscrivervi e soprattutto controllare la descrizione perché ho fatto un libro, è bellissimo. Parla della scuola e ci sono un sacco di consigli sulla scuola. Quindi o andate in libreria a prenderlo o c'è il link in descrizione per prenderlo su Amazon. Insomma, cosa state aspettando? È utilissimo, ragazzi, per tutto quello che volete, seriamente. E in più, profuma di libro ed è buonissimo. Giù, coraggio, descrizione. Raghi, il creatore del gioco è un noob. Tra le creazioni c'è solo questo mondo e solo questo gruppo. È come se lui fosse entrato su Roblox, avesse fatto quel mondo e basta. Cioè, lui sapeva già che doveva entrare su Roblox e fare quel mondo per quella ragazzina. Non ha senso. E in questo gruppo però c'è un altro mondo. E oltretutto c'è la scritta che dice proprio dove il passato e il presente si incontrano. E qui c'è una descrizione del mondo che dice: sono il re dei re, puoi guardarmi e chiederti. Non lo so, sembra un gruppo di fanatici molto strano. E questo non è stato creato nel 2016, ma bensì nel 2020, quindi pochissimo tempo fa praticamente. Ok, eccoci qua. Questo è il mondo, sembra un posto tranquillo, strano. Ci sono delle barchette. Qua posso entrarci? Non ci posso entrare, però ci sono delle strutture, dei fari. Ho davvero difficoltà a capire che cosa vogliono dire queste cose. Proviamo a prendere questa barca. Raghi, ho preso la barca e non so che cacchio
stia succedendo. Onestamente mi sono molto confusa da tutto quello che sto guardando. Ma mi ha trasportato in un altro mondo. Mi sta inquietando questa cosa. Allora, mettere assieme i pezzi. Come faccio io a mettere insieme i pezzi? Cosa c'entra una ragazzina in una casa grigia giapponese? Un faro? Oddio, perché si muove? E questo posto qui? Io sono molto confusa. Oddio, un piccone. Ho visto molte persone come te. Loro vengono e se ne vanno. Se sei qui vuol dire che qualcosa di traumatico sta succedendo. Stai dormendo in un posto X. Per metterlo meglio, quando le cose strane succedono nel tuo mondo, è perché X ti aiuta a venire qui. Ok, allora, praticamente sta dicendo che se nel nostro mondo siamo tristi e succede qualcosa di strano, noi ci ritroviamo in questo mondo qua di Roblox. Quando qualcuno muore o la loro anima viene trasportata da un'altra parte, vengono qua. Allora, Raki, io sono scioccata. Penso di star mettendo a posto i pezzi. Non penso di farcela rimanere qui per tanto tempo, perché davvero io ho paura. Non so voi, ma da sola in questi mondi posso spaccare e andare avanti per cercare qualcosa. Comunque, penso di capire. Praticamente è successo qualcosa di brutto a quella ragazzina. Ok. E come ci ha detto questa cosa qui, quando succede qualcosa di brutto o si muore, si viene trasportati in un'altra dimensione. E quella ragazzina, a quanto pare, è stata trasportata qui, in quel mondo di Roblox, o in questo. E non so che cosa. Ci mancano un sacco di informazioni ancora, tipo perché è stata trasportata, cosa le è successo. Io per ora posso solo continuare a visitare questi mondi, scavare, andare a controllare negli altri posti, ma vi posso dire che questa è una delle teorie più spaventose di Roblox fino adesso. Raghi, ho ripreso la barca, stiamo di nuovo cadendo, voglio vedere ora dove mi porta se io non tocco nulla, perché prima magari sono entrata da un'altra parte. Voglio vedere che succede se io sto proprio ferma. Abbiamo fatto una cosa incredibile, io e Ro. Praticamente nella barca ci sono 4 posti. E Ro ha cercato di seguirmi e lei è finita in un altro posto. Eppure ho fatto la mia stessa strada. E allora abbiamo capito. Bisogna giocarlo in 4, perché ci porta in 4 posti diversi. E io adesso sono finita nel... Oh, cacchio, nel secondo mondo. Dove c'è una stanza. Oddio. E praticamente mi parla, mi dice... sei morto durante il giorno, ho capito. Mi fa piacere conoscerti, benvenuto nel mio ufficio. Ho visto che avevi qualche problema e quindi ho deciso di aiutarti. Morire qui è... No. Non avere paura, piccola creatura, ti ho salvato. Però ora vattene, non provarci di nuovo. La tua specie muore molto facilmente, sembrerebbe. Che devo... Sono nel mondo di prima. Facciamo una cosa. Questo gioco è da giocare in 4. Questo gioco è da giocare in 4 e da capire che cosa sta succedendo. Se... lasciate abbastanza mi piace e vi iscrivete, forse finalmente riusciremo a giocare tutti assieme e a andare nei prossimi livelli per capire che succede. Ci vediamo al prossimo episodio. Raghi, se siete arrivati a questo punto del video, mi raccomando, ricordatevi di lasciare like, iscrivervi e soprattutto controllare la descrizione, perché ho fatto un libro, è bellissimo, parla della scuola e ci sono un sacco di consigli sulla scuola. Quindi o andate in libreria a prenderlo o c'è il link in descrizione per prenderlo su Amazon. Insomma, cosa state aspettando? È utilissimo, ragazzi, per tutto quello che volete, seriamente. E in più, profuma di libro ed è buonissimo. Giù, coraggio, descrizione.